Raghi, sono tornata e sono circondata da zaini SJ. Stavolta ho due bellissimi zaini. Il primo ha delle super orecchie che si alzano e si abbassano in base a come premete gli spallacci della borsa. Il secondo invece è uno stile super avventuroso. Potete dire che siete stati nell'oceano e avete riportato qui uno squalo che si muove se io schiaccio il pulsante sul davanti. Questo invece, raghi, ha i LED e ce ne sono davvero di tanti tipi. Basta ripremere il pulsante e posso sceglierne uno sempre diverso. Più cambia pure stile. Tutti questi zaini hanno una cosa in comune, a parte l'essere bellissimi: si allargano per avere ancora più spazio. Visto che stiamo ritornando a scuola, anche su Roblox li userò per il mio video. Raghi, ho deciso di provare due diverse scuole di Brookhaven. La prima sarà il professore divertente con la sua scuola divertente, e l'altro sarà il professore super serio e la sua scuola, non lo so, noiosa. Ditemi che scuola preferite. Intanto inizio dal professore divertente e scegliamo la nostra borsa. Direi questa. Raghi, questi sono i miei compagni. Siamo tutti così colorati e lui non la smette di ballare. Buongiorno ragazzi. Adesso vi spiego come funzionano le lezioni qui. Ci sono molte regole. Oh, non mi aspettavo che in una scuola del genere fossero tante regole. La prima è divertirsi. Ah, beh, questa sia una regola. La seconda è che non ci sono regole. Ah, ok, wii. Fate quello che volete quando lo volete. Evviva, sì, niente regole. Non mi è mai capitato, mi sento un po' persa. Io vado in palestra a divertirmi. Se volete venire ci sono delle sfide pronte. Beh, raghi, direi che non abbiamo... Io almeno non ho niente da fare. Oh mio Dio, ha preparato qualcosa. Sembra proprio un percorso a ostacoli. Ed è molto divertente. Dovete gattonare e andare a prendere i regali evitando tutti gli ostacoli. La prima persona che lo riporta indietro vince. Preparatevi! Pronti? Partenza, via! Oh mio Dio, raghi. Allora, devo fare tipo questo. Questo devo fare, non lo so. Devo schivare tutti gli ostacoli. È difficilissimo mentre si gattona. Ah, ok, lei sta facendo la strada più lunga. Beh. Raghi, è terribile, questa qua è congelata. Ho preso il regalo. Ok, ora devo fare come ha fatto lei prima. Oh mio Dio, raghi, è terribile. Siamo allo stesso punto. Non so se vincerò. Secondo me sì. Forse di pochissimo, raghi, ce la faccio. Oh, devo chiudere questa curva. Ce la faccio. Ce l'ho fatta. Ce l'ho fatta di poco. Ma ti ho battuto, mi dispiace. Sei stata brava però. Vince la signorina Jenny. Fantastico, ma qual è il premio? Apri il regalo e scoprilo. Raghi, sono molto emozionata, voglio sapere che cosa c'è. Ma è un tablet. Oh mio Dio, non ci credo. No, prof, ho vinto un tablet, non può essere. Sta scherzando. Ta-da! Oh mio Dio, questo è il miglior regalo di sempre. Beh, questo è solo l'inizio. Oh no, quella era la campanella, è già finita l'ora. Che cosa possiamo fare ora, prof? Beh, sai, dopo una prova fisica ci vuole un po' di ciccia. Quindi si va a mangiare, è questo che sto dicendo. Tutti a mangiare! Woohoo! Sono molto curiosa di sapere che cosa c'è in questa scuola super divertente. Io spero, non lo so, gelati. Vedo già le luci, raghi, oh mio Dio. Ma è il paradiso del cibo. Ed è solo pizza. Oh, a scuola adoravo il giorno in cui si mangiava pizza, ma qui è sempre pizza. Degli stupendi studenti meritano cibo stupendo. Wow, grazie prof. Allora, beh, mi prenderò un bel pezzone di pizza. E anzi, voglio anche un po' di zucchero filato, perché no? Oh, ho delle patatine. Oh mio Dio, ma è tutto gratis in questo posto, è il paradiso. Ragazzi, su, mangiate in fretta. Prof, perché che succede? Dobbiamo scappare? Non lo so, sta prendendo fuoco la scuola? Che se no vi perdete la lezione sui videogiochi. Oh mio Dio, raghi, c'è una lezione sui videogiochi. Arrivo prima io. Dov'è la classe dei videogiochi? No, è impossibile, questa è di matematica, inglese. No, raghi, è la classe piena di arcade. Io prendo Tetris. Su, ragazzi, veloci con quelle mani. Sì, prof, ci sto provando. Devono bruciare, oh, ci può scommettere. I videogiochi sono la mia cosa preferita. Prof, mi sa che... Mi sa che devo andare in bagno, però mi dispiace, arrivo subito. Oddio, raghi, mi sento davvero male. Forse perché non sono abituata a mangiare tutta questa pizza. Io spero che sia per quello. Raghi, non riesco a uscire da questo bagno. Un dolore di stomaco fortissimo.
tantissimo. Ma cosa mi hanno dato da mangiare? Oh, vabbè, non ci sono regole, giusto? Devo andare a chiedere al professore se me ne posso andare a casa. Oh, prof, è venuto a cercarmi, non mi sento tanto bene. Oh, eccoti, ti vedo colorita. Sì, di verde. Beh, succede a tutti la prima volta. Che cosa significa succede a tutti la prima volta? La prima volta di cosa? Beh, il cibo è un po' variato. Che cosa? Sì, tipo da un mesetto. Come da un mesetto? Beh, sai, se non ci sono regole per voi, non ce n'è nemmeno per noi. Posso darvi da mangiare quello che mi pare. Cioè, vi faccio capire, lei al posto di aver buttato tutte queste pizze, le ha messe qui e ce le ha date da mangiare. Ma lei è un mostro! Ho capito che non ci sono regole, ma insomma, un po' di decoro. Esatto! Oh mio Dio, si sposti, me ne vado a casa. Alla fine la scuola divertente non è poi così tanto divertente. Se mi vedete già scocciata, no, non è perché odio la scuola, ma è perché questo tizio ha delle regole, questo professore nella sua scuola. Comunque è arrivato il momento di scegliere l'altro zaino per quest'altra giornata di scuola, così non mi annoio mai. Anche se questa scuola, beh, mi tenta. Sei in ritardo, legga le regole, si muova. Io, ragazzi, le ho pure scritte. Allora, regola numero 1, è obbligatorio indossare l'uniforme. Check, ce l'abbiamo. Regola 2, in classe vige il silenzio. Ok. Regola 3, la ricreazione dura un minuto, si fa in classe senza mangiare. Ma che ricreazione è? Regola 4, uscire dall'aula senza permesso è proibito. Beh, non è tanto diverso dalla mia scuola, però almeno la ricreazione ce la lasciano fare. Le prime 4 ore saranno di matematica e dopo ci sarà la ricreazione. Ma come? Ma dopo 4 ore, ragazzi? Dopo 4 ore un minuto di ricreazione? Malato. Bene, prendete il foglio e scrivete. Oh mio Dio. Avete 60 secondi di ricreazione. Oh mio Dio, che ansia. 60 secondi di che faccio un rutto probabilmente. Avete autorizzazione al bagno. Ok. Raghi, me la stavo facendo sotto 4 ore che la trattengo. Ci vediamo dopo. Quanti secondi ho? Non mi sono nemmeno lavata le mani. Cavolo, non riesco a fare tutto assieme. Senti, nel frattempo prendo... Nella scuola seria. Se prendo delle patatine mi ammazzerà il prof. Devo per forza prendere una mela. Lavarmi le mani il più in fretta possibile. No. Il prof è lì. Raghi, penso di aver fatto troppo ritardo. Salve prof, sono passati 60 secondi. Sei in ritardo, ora devi andare. Oh, davvero sono in ritardo, mi dispiace tanto. Di quanto prof? Sono passati 89 secondi. Oh, ho capito, mi dispiace tanto. E dove devo andare per fare questa punizione? Ora passerai qui il resto della giornata. Oh, ringrazio prof. Buona lezione. Quindi altre 7 ore. 7 ore, ragazzi, ma cosa vuol dire? Raghi, pieno di polvere, ragni dappertutto. Oh mio Dio, che cosa sono questi teschi dei... Oh mio Dio, gli scheletri dei vecchi alunni che ha lasciato qui in punizione. Non lo voglio sapere. Però almeno, raghi, posso mangiarmi una mela. Nessuno qui può sapere se esco da questa stanza o no. Raghi, è arrivato il momento di andare sopra a prendermi le patatine. Prima mi sono resa conto che cosa ci fa questo. Ciao, ma tu sei un mio compagno di classe. Perché sei qua? Beh, ho tossito e mi ha detto che facevo troppo rumore e allora sono qui. Oh mio Dio, non ci posso credere. Ho capito silenzio in classe, però insomma, hai tossito. Vabbè, senti, ora che siamo qui possiamo andare in tutta la scuola. Tanto il prof non ci... Ma mi state prendendo in giro. Ma lei cosa ci fa qua? Oh, ciao ragazzi. Per sbaglio la sedia ha scricchiolato. Non ci posso credere. Non ci credo. Pure tu. Senti, stavo giusto per dirgli che possiamo andare a prenderci tutto il cibo che vogliamo. E ha detto che era... che lo ha disturbato. Beh, in effetti non sta bene il nostro prof. Mi sembra un po' troppo incavolato. È uscito un altro ragazzo. Questi sono tutti i miei compagni di classe. Ciao ragazzi. Raghi, potremmo fare un party qui dentro. Alla fine siamo tutti assieme. Ho fissato per sbaglio il prof negli occhi. Cosa vuol dire? Che cos'è, tipo Medusa che poi diventi di pietra? E ha detto che sono irrispettosa. Non ci posso credere. Sapete che cosa? Direi a sto punto di far diventare questa classe un po' più accogliente. E lucine. Oh... Ora sì che va meglio. Raghi, alla fine alla faccia del professore io e i miei compagni ce la stiamo spassando. Abbiamo deciso di fare qualcosa di bello di una situazione brutta. Buone queste patatine. Oh sì, non sono mai state aperte, sono proprio nuove. Beh, spero che abbiate imparato la lezione. Oh, sono finite le 7 ore che ha detto il prof. Cosa state facendo? È inammissibile, siete tutti bocciati.
anzi espulsi. Beh, raghi, direi che ne è valsa la pena. Insomma, pazienza, che se siamo stati banditi da questa scuola comunque non ci avrebbe fatto andare da nessuna parte. Meglio la nostra scuola di tutti i giorni e della vita reale. Quindi c'era pure barricata. Almeno siamo libere. Sì, infatti, e soprattutto posso sorridere e rimettermi i vestiti che voglio. Raghi, fatemi sapere quale zaino sceglierete per la scuola e soprattutto quale scuola scegliete su Brookhaven.